Tiberio Cesare Augusto fu il secondo imperatore romano. Il suo regno durò dal 14 al 37 d.C. Tiberio viene solitamente descritto come enigmatico e oscuramente complesso, intelligente e astuto, ma soffriva di gravi depressioni e di umori cupi che ebbero un forte impatto sulla sua carriera politica. Il suo regno di 23 anni come imperatore è considerato l'inizio di un periodo buio della storia romana. Tiberio era il figlio adottivo di Cesare Augusto, il primo imperatore romano. Ma non aspirò mai a seguire le orme del patrigno. A deciderlo fu la madre Livia, che secondo le testimonianze storiche era autoritaria e dispotica. Subito dopo la sua nascita, Tiberio fu destinato alla carriera pubblica, poiché i suoi genitori discendevano dalla gens Claudiana, una delle case patrizie più importanti dell'antica Roma, che per molte generazioni fornì il leader della Repubblica Romana. Quando Tiberio aveva 4 anni, i suoi genitori divorziarono e la madre sposò Ottaviano. In questo modo, l'infante Tiberio divenne il figliastro del futuro sovrano del mondo romano. Durante l'infanzia di Tiberio, il vecchio sistema repubblicano, gestito dal Senato e dai magistrati, fu finalmente rovesciato e sostituito da un'autocrazia, in cui il capace e ambizioso Ottaviano fu eletto imperatore. Tiberio divenne un uomo grande e forte, istruito nell'oratoria e vincitore di controversie legali come avvocato. Nonostante fosse stato scelto da Augusto come suo successore, Tiberio era la quarta scelta dopo Agrippa, marito di Giulia, unica figlia di Augusto, e i figli Gaio e Lucio. Ma tutti loro morirono improvvisamente, lasciando solo Tiberio come candidato. Tiberio ricevette rapidamente un comando militare e si dimostrò un brillante generale. Conquistò la zona montuosa dell'Arezia, nell'attuale Svizzera. In seguito conquistò ampie zone della Pannonia e dell'Illiria, affrontando grandi eserciti barbari. Tiberio lanciò anche un'offensiva sul Danubio e sconfisse la tribù germanica dei Marcomanni. Rientra a Roma e diventa console per la seconda volta. Ottenne anche il controllo delle province romane in Oriente. Nonostante questi successi, Tiberio non è felice. Il motivo dell'infelicità di Tiberio fu il divorzio forzato. Era sposato con Vipsania Agrippina e sebbene loro fosse un matrimonio felice, Augusto ordinò ai due di divorziare, dopo la morte del padre di Vipsania, che era sposato con Giulia, figlia di Augusto. Sebbene Tiberio desiderasse rimanere con Vipsania e disprezzasse Giulia per la sua presunta infedeltà, Augusto ordinò il matrimonio con Giulia per legare il crescente potere di Tiberio alla famiglia Giulia. Nel 2 d.C. l'infelice matrimonio di Tiberio con Giulia fu annullato. Per ordine del padre, l'imperatore Augusto, la donna fu esiliata, presumibilmente per adulterio. Ma, molto probabilmente, ciò fu dovuto alla profonda antipatia che Tiberio provava per lei. Con la morte dei due eredi apparenti Gaio e Lucio, entrambi vittime di malattie nelle campagne militari, Augusto riconobbe Tiberio come suo successore. Nel 4 d.C., Augusto adottò ufficialmente Tiberio, aggiungendo le parole «Lo faccio per ragioni di Stato». Queste parole dimostrano che Augusto non voleva fare di Tiberio il suo successore. E nemmeno Tiberio sembrava avere la volontà di assumersi questa responsabilità. Aveva già 40 anni quando fu definitivamente adottato, una pratica comune nella politica dell'antica Roma. Quando Augusto morì, il 19 agosto del 14 d.C., la posizione di Tiberio fu stabilita. Dopo tanti anni vissuti sotto gli ordini del patrigno, Tiberio assunse finalmente il potere. Dopo la sepoltura e la divinizzazione di Augusto, il suo testamento fu eletto e onorato. Il Senato si riunì il 18 settembre per inaugurare il nuovo regno di Tiberio come imperatore. I resoconti dell'epoca dicono che Tiberio rinunciò davanti al Senato a vari poteri e titoli. Forse cercando di imitare il comportamento di Augusto nella sua ascesa al potere, Tiberio cercò di farsi passare per una persona umile senza ambizioni, ma finì per rovinare lo spettacolo. Dichiarò di essere troppo vecchio per gli oneri dello Stato e disse di non volere la carica di imperatore. Infine, Tiberio accettò i poteri che gli erano stati conferiti. I suoi primi anni da imperatore andarono bene. Dopo la sua ascesa, evitò gran parte dello sfarzo, rispettando l'autorità del Senato. Considerato avaro da alcuni e modesto da altri, avviò molti progetti di opere pubbliche che non furono portati a termine. Il regno del secondo imperatore rispettò il sistema imperiale e ne garantì l'accettazione da parte della maggior parte delle élite locali. Tutto cambiò quando morì Germanico, figlio adottivo di Tiberio. L'imperatore aveva inviato Germanico a servire nelle campagne militari d'Oriente, dove il giovane generale ottenne importanti vittorie. Sempre nelle province orientali, Germanico entrò in conflitto con il governatore romano della Siria, Gneo Calpurnio Pisone. Durante la disputa, Germanico si ammalò ad Antiochia e morì nel 19 d.C., all'età di soli 33 anni. La sua morte fu attribuita ad un avvelenamento, ma non fu mai provata.
Come famoso generale, Germanico era estremamente popolare e visto come l'erede ideale dell'impero. Calpurnio Pisone, un tempo considerato un amico personale di Tiberio, fu accusato di essere la mente dell'avvelenamento di Germanico. Fu convocato a Roma per rispondere alle accuse e, nonostante i suoi appelli all'imperatore, fu costretto a suicidarsi. La morte di Germanico cambiò la personalità di Tiberio, che divenne sempre più crudele e sospettoso. Tiberio ordinò l'imprigionamento, la tortura e l'esecuzione di molti nobili accusati di cospirare contro il suo governo. La sua fama di tiranno spietato lo rese impopolare presso il popolo di Roma. Si diffusero sempre più voci sul fatto che Tiberio conducesse una vita segreta, con feste piene di alcol e depravazione. Col passare del tempo, Tiberio mostrò sempre meno interesse per la vita politica, facendo escursioni annuali nella regione campana dell'Italia meridionale. Nel 26 d.C. Tiberio ne aveva abbastanza. Quasi sempre lontano dalla capitale e dai suoi continui intrighi, l'imperatore si diresse semplicemente verso la sua villa di vacanza sull'isola di Capri e non tornò più a Roma. Il governo passò a Lucio Elio Siano, comandante della guardia pretoriana. Il potere diede presto alla testa di Sejanus, cominciò ad abusare della sua autorità, comportandosi a volte come un vero imperatore, ma commise un errore fatale. Accusò i due immediati eredi al trono, Nerone Cesare e Druso Cesare, di tramare un tradimento contro Tiberio. Nerone Cesare fu esiliato su un'isola e condannato al suicidio. Druso fu imprigionato nei sotterranei del palazzo imperiale, dove morì di fame. Tiberio potrebbe essersi ritirato sull'isola perché non amava la politica e gli intrighi, ma sapeva esercitare il suo potere in modo spietato quando se ne presentava la necessità. Redasse una lettera che ordinava l'arresto e l'esecuzione immediata di Sejanus, che fu imprigionato durante una riunione del Senato e giustiziato sommariamente. Il suo cadavere fu trascinato per le strade e gettato nel fiume Tevere. La sua famiglia e molti dei suoi sostenitori subirono una sorte simile. Per evitare ulteriori intrighi politici nella sua successione, Tiberio redasse il suo testamento, scegliendo il 24enne Gaio Giulio come principale erede. Gaio Giulio era il figlio minore del defunto Germanico, figlio adottivo dell'imperatore Tiberio. Questa fu forse la peggiore decisione della vita di Tiberio. Per sua sfortuna e per quella del popolo romano, Gaio Giulio dimostrò di avere una natura stravagante, crudele e perversa, diventando più noto durante il suo regno con il nome di Caligola. Tiberio morì il 16 marzo del 37 d.C., pochi mesi prima di compiere 78 anni. La morte di Tiberio è circondata da misteri e dicerie, tra cui l'ipotesi che l'imperatore sia stato avvelenato da Caligola, morto di fame o soffocato con un cuscino per mano del prefetto della guardia pretoriana, Nevius Sutorius Macro. Tiberio fu in seguito ricordato come un sovrano cupo, solitario e tenebroso. Qualcuno che non avrebbe mai voluto ricoprire quella carica. Lo scrittore e storico romano Plinio il Vecchio definì il defunto Tiberio il più triste degli uomini. Tiberio non era popolare ai suoi tempi, ma la storia ha dimostrato che fu uno dei comandanti militari più importanti in un periodo critico. Tiberio espanse l'impero e contribuì a proteggerne i confini per molti decenni. Come secondo imperatore, rafforzò notevolmente la carica imperiale, promuovendo il culto dell'imperatore e garantendo la subordinazione dei senatori. Aumentò la sicurezza dei futuri imperatori romani.